Siamo arrivati anche questa settimana a una nuova puntata di Obiettivo Agricoltura, parleremo tra l'altro di vino, andremo a cossano Belbo per una realtà molto importante del settore, ma prima tutta una raffica di servizi dal mondo agricolo e agroalimentare, parleremo del Presidente del Piemonte Chiamparino che si è espresso sulla denominazione di origine dei vini piemontesi, poi della montagna che è scesa idealmente verso la città metropolitana in un convegno organizzato dall'Uncem, parleremo di crisi del settore dei conigli che è un settore molto delicato in Piemonte, andremo poi nel BLM, per la lotta serrata alle zanzare, torneremo in provincia di Cugno per la fiera del vitello grasso di Fossano. Sergio Chiamparino, presidente dell'AREV, l'associazione che rappresenta le 75 regioni europee vitivinicole, dall'Atlantico al Mar Nero, nel corso dell'assemblea dell'associazione che si è tenuta a Grinzane Cavour nei territori UNESCO, si è espresso contro l'ipotesi ventilata in sede di Commissione europea di svincolare il nome del vitigno dal territorio in cui viene prodotto. Chiamparino ha precisato che l'8 marzo incontreremo il commissario europeo per l'agricoltura Phil Hogan e chiariremo con lui se il progetto di liberalizzazione senza qualità ha un futuro o meno. Vogliamo valorizzare il modello europeo di viticoltura che punta sulla qualità e tipicità del prodotto legato al territorio di produzione, con una grande attenzione agli aspetti ambientali e culturali di quel territorio. Al dibattito sono intervenuti anche Bernard Urla, direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, e Pascal Ferrat, presidente del sindacato generale dei viticoltori della Champagne. L'assessore regionale all'agricoltura Ferrero ha sottolineato come una liberalizzazione dei vitigni potrebbe portare perdite per la viticoltura piemontese fino a 400 milioni di euro, quindi l'impegno a difesa delle denominazioni di origine a sostegno della trasparenza e del consumatore. Il luogo d'origine del prodotto deve essere indicato nel vino come nel resto dell'agroalimentare. Il consumatore non può essere ingannato, la trasparenza è uno dei problemi principali dell'intero settore agroalimentare. Attrazione e utilizzo dei fondi europei per lo sviluppo dei territori montani, utilizzo dei fondi alto legati allo sfruttamento dell'acqua potabile captata nelle sorgenti di montagna e ancora costruzione di una nuova economia verde sostenuta dalle tecnologie digitali. Superamento del divario digitale nei territori montani. Se ne è parlato nella sede di Corso Inghilterra della città metropolitana, nel corso di un incontro promosso dall'UNCEM Piemonte e dall'ente di area vasta che ha raccolto l'eredità della provincia di Torino, nell'ambito del confronto sul piano strategico di cui la città metropolitana si doterà per programmare le sue politiche di sviluppo economico. Nella direzione di un rapporto di scambio positivo e reciprocamente vantaggioso vanno ad esempio i fondi ATO, oltre 10 milioni di euro che ogni anno vengono investiti nelle aree montane per la tutela delle fonti idriche e la prevenzione del dissesto idrogeologico. È l'unico esempio in Italia di pagamento dei servizi ecosistemici ambientali previsto anche dalla legge nazionale sulla green economy, il collegato ambientale alla legge di stabilità. La montagna piemontese immagazzina e garantisce ogni anno 13 miliardi di metri cubi di oro blu. Bisogna costruire, secondo me, elevare la nostra qualità e capacità di progettazione. Se vogliamo che la montagna piemontese possa essere elemento di forte protagonista, anche la, di protagonista nello sviluppo economico della nostra regione, questo sì. E l'idea di una economia e di un sistema economico-sociale integrato, nel quale la montagna non sia un'appendice secondaria, derivata, eh, più fragile ma sia per la sua quota parte sia di territorio che di popolazione un elemento altrettanto trainante dell'economia regionale. La consapevolezza della montagna, che Torino è importante, la consapevolezza di Torino, che la montagna è un elemento qualificante per questa città metropolitana. Ecco, noi la vogliamo interpretare in questo modo. Il lavoro che stiamo facendo va in quella direzione, il supporto che noi diamo alle terre alte eh, attraverso per esempio la progettazione su Alcotra, eh, sui fondi europei, quindi tutto il supporto che noi diamo, anche tecnico, nei nostri uffici, Rispetto a questi obiettivi, eh, che sono obiettivi fondamentali, in quanto la peculiarità di, della città metropolitana di Torino, con queste terre alte al suo interno, fa sì che noi diventiamo una città metropolitana che è un unico a livello europeo. È un momento difficile per la cunicoltura. Il Piemonte, dopo il Veneto, è la seconda regione per importanza nel settore cunicolo. Conta infatti 230 allevamenti per quasi un milione di capi, concentrati in particolare nelle province di Cuneo, Torino e nel nord Piemonte. A seguito della sospensione delle attività della CUN Cunicola, commissione unica nazionale dei conigli vivi da carne da allevamento, è venuto a mancare anche il riferimento del prezzo per tutta la filiera, generando confusione ed innescando speculazioni. Col Diretti aveva richiesto urgentemente al Ministero delle politiche agricole una riunione di confronto affinché tutti gli attori si impegnassero per il futuro del comparto e per dare soprattutto un riferimento di prezzo agli allevatori piemontesi e all'intera filiera. Grazie anche alle sollecitazioni di Coldiretti Piemonte, si è tenuta la riunione presso il MIPAF, alla quale hanno partecipato i nostri dirigenti e funzionari confederali, esternando la forte volontà di far ripartire a breve l'operatività della CUN Cunicola, ha affermato Degli Arevelli, presidente di Coldiretti Piemonte. Al settore manca anche la tracciabilità sul prodotto, uno strumento fondamentale per la tutela dei produttori locali. L'attuale regolamento europeo prevede dal 1 aprile 2015 l'obbligo di indicare il paese d'origine o luogo di provenienza per le carni suine, ovi caprime e pollame, fresche, rifreggerate e congelate. Ma non contempla ancora quelle cunicole, ha concluso Degli Arevelli. Col Diretti continua quindi a portare avanti la battaglia per ottenere la tracciabilità, poiché solo così possiamo tutelare i consumatori, rendendoli consapevoli di quanto il prodotto che portano sulle loro tavole sia vero Made in Italy. Fa subito discutere la proposta di usare i soldi inutilizzati dello smaltimento neve per rilanciare la lotta biologica alle zanzare. L'idea è stata lanciata su Facebook e nel volgere di un paio di giorni, rimbalzando sui vari social network, ha raccolto più di un migliaio di approvazioni. Il presidente della provincia, Emanuele Ramella, risponde subito picche. Dal 2001 al 2010 la disinfestazione è costata quasi 2 milioni di euro, spiega, 800 mila euro sostenuti dalla provincia, 780 mila dalla regione e 420 mila suddivisi tra i singoli comuni. Considerando che le amministrazioni comunali non hanno più aderito al piano e che la regione non ci ha inserito nel progetto di disinfestazione, ci troveremo a pagare 200 mila euro l'anno, per un ente con un debito di 6 milioni e mezzo di euro, è una proposta assurda. Ma il gruppo, nato sui social, pare non avere la minima intenzione di abbandonare il Progetto. Entro la prossima settimana partirà una raccolta firme da presentare al prefetto affinché si faccia portavoce in regione di questa richiesta. Il turismo, l'agricoltura, il mercato immobiliare, la ricreatività, l'allevamento sono tutti seriamente condizionati dalla presenza diffusa dalle zanzare, dicono. Se ogni comune devolvesse 60 centesimi a persona, i consorzi socioassistenziali LASL 20 centesimi, la TL e la provincia di Biella appena 10, la cifra verrebbe coperta. Ormai si tratta di un problema di carattere sanitario. Ho detto più volte che non avrei mai fatto una variazione di bilancio per la lotta alle zanzare, conclude Ramella, ma se si tratta di una richiesta dei cittadini, allora garantisco che la questione verrà valutata con tutti i sindaci durante la prossima assemblea. A Fossano, in provincia di Cugno, la fiera del vitello grasso si svolge sempre due mercoledì prima di Pasqua, data clou del 2016, il 16 marzo. Gli allevatori locali espongono presso l'area del Foro Buario cittadino i loro migliori vitelli di razza piemontese, pronti per essere valutati da una giuria di macellai ed allevatori. Per i vincitori in premio una prestigiosa gualdrappa garanzia di alta qualità. La Fiera del Vitello Grasso di Fossano è una tradizione nel panorama degli eventi fossanesi, e non, non per niente da 89 anni che c'è questa fiera e siamo appunto giunti alla 89esima edizione. È una fiera tradizionale, infatti, mantiene la sua struttura, non c'è bisogno di prescrizione da parte dei partecipanti che arriveranno al forbuario quel mattino, mercoledì 16 marzo, il penultimo mercoledì prima di Pasqua, e scaricheranno i loro capi. Una giuria specializzata eh, li valuterà e verso le 11 ci sarà la premiazione. All'una, verso l'una, ci sarà il pranzo offerto dall'amministrazione ai partecipanti alla fiera. È un pranzo che eh, serve per dire grazie del lavoro che svolgono non solo eh, portando i capi, ma che svolgono durante tutto l'anno. Come detto, dunque, la giornata clou sarà mercoledì 16, ma ci sono moltissime manifestazioni ed eventi collaterali precedenti alla giornata. Sì, quest'anno abbiamo voluto introdurre delle novità appunto con questi eventi. Lunedì 14 marzo alle 21 presso il Palazzetto dello Sport di Fossano, una serata canora con Yamisla Madlana e le famosissime mondine, una serata benefica, infatti il ricavato verrà destinato alla ricerca contro il cancro. E inoltre dall'11 al 20 marzo i ristoranti di Fossano delle frazioni e di alcuni comuni limitrofi come Benevagenna proporranno la settimana del Vitello Grasso di Fossano. Eh, in pratica un menu. Eh, con dei, con dei piatti a base di carne di razza bovina piemontese, in particolare il vitello tonnato e la tagliata di vitello. C'è un'ultima novità che riguarda proprio il vitello grasso, una sorta di vignetta, di logo nuovo. Eh, sì, abbiamo chiesto all'artista cunese Danilo Paparelli di creare un, una vignetta ad hoc per l'edizione di quest'anno ed, ed è molto carina e ha anche inventato uno slogan fiero di essere in fiera che rassume, riassume veramente bene lo spirito della nostra manifestazione. Doverosi come ogni anno anche i ringraziamenti. Eh, certamente, eh, ringrazio soprattutto l'Ufficio Agricoltura del Comune di Fossano e il suo direttore Roberto Summa, l'Ascom di Fossano, tutti gli sponsor della manifestazione e anche la Proloco Borgo Romanisio che collabora con noi nella realizzazione di questa manifestazione. Dal 17 al 20 marzo, quindi un giorno in più, torna per la 35esima volta la Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano. Appuntamento ormai imprescindibile non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutti i visitatori. Sarà una fiera diversa, sempre più ricca di contenuti e anche di convegni paralleli alla fiera stessa. Sicuramente come Arproma Confartigianato con lente manifestazioni abbiamo quest'anno fatto uno sforzo in più per ampliare quello che era l'attuale sito ma soprattutto per coinvolgere nuovi costruttori anche al di fuori del Piemonte. In tutta questa ottica come Arproma Confartigianato abbiamo sempre la necessità di sfruttare questi quattro giorni così importanti per delle attività di convegno. Il giovedì quindi avremo il primo convegno legato al tema dell'internazionalizzazione, molto caro ad Arproma e soprattutto ai soci di Arproma. Quella sera cercheremo, con l'intervento di autorevoli relatori, quali il professor Cantino dell'Università di Economia e Commercio, il presidente della Camera di Commercio ed altri rappresentanti, di sviluppare insieme anche a due nostri colleghi che. Da sempre fanno dell'internazionalizzazione il business della loro azienda, quelli che sono gli aspetti fondamentali per capire come approcciarsi ai mercati esteri e per capire quelli che possono essere le considerazioni più importanti. L'altro invece è il sabato ed è un'importante scommessa che con Fartigianato Arprom hanno voluto fare con Agenform per sfruttare quella che è una grande peculiarità a Savigliano, cioè la scuola di design e di prototipi che da molti anni lavora con il sistema automotive e che vogliamo affiancare al settore. Settore delle macchine agricole. Quindi, quella sera, ai vari rappresentanti delle aziende che espongono a Savigliano, cercheremo di far presente loro quelle che possono essere in futuro queste collaborazioni sull'industrial design. Anche perché il design è un valore aggiunto per le stesse macchine agricole che ormai colpiscono anche l'occhio, non solo dal punto di vista tecnico. Sicuramente, legato anche ad un discorso di export, noi dobbiamo continuare a mantenere alta quella che è la qualità e soprattutto l'immagine delle nostre macchine anche in giro per il mondo. Poter sfruttare una così grande, importante. Settore che a Savigliano da tanti anni lavora con il sistema automotive non può che farci bene e sicuramente farà bene alle aziende che ne potranno usufruire. Spazio adesso da Cossano Belbo alla cantina Terre Nostre, un reportage che è stato registrato nel novembre del 2014, quindi un'atmosfera diversa ma contenuti sempre attuali. Linea a Michelangelo Pellegrino. Noi siamo presso la cantina Terre Nostre eh, che recentemente ha avuto anche un prestigioso riconoscimento la Duia d'Or gli ha attribuito dei premi eh, per i loro vini. Ecco, Presidente, voi siete una realtà importante per questo territorio oggi quanti soci siete? Oggi siamo innanzitutto benvenuti alla Terre Nostre di Cossano oggi siamo circa 210 soci del, di Cossano Belbo e delle zone limitrofe che conferiscono l'uva prodotta nei loro vigneti. È una società che è nata nel 1961 con lo scopo appunto di valorizzare i prodotti del Territorio e di conseguenza di conservare il territorio e, le, e queste colline che, come avete visto, sono piuttosto ardue da lavorare e che quindi offrono un prodotto che è veramente eh, speciale che ottiene questi riconoscimenti di cui lei ha parlato in precedenza. Cioè, sono, questi... Sono, questi sono solo gli ultimi di una serie abbastanza numerosa che ci fa ci rende orgogliosi del, del, nostro, del nostro lavoro. Ecco voi avete anche eh, così un. Quasi 500 ettari no? complessivamente tra i vostri soci, quindi superfici molto piccole. Sì, qui prevale la piccola proprietà, la piccola proprietà contadina, anche perché il territorio, come avete visto, non permette delle grandi estensioni. Ci sono vigne in collina, ci sono le famose vigne terrazzate, quelle che noi chiamiamo vigne eroiche, di cui poi, da cui ricaviamo un prodotto eccezionale e quindi questa piccola proprietà va conservata, va mantenuta sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista economico e per la produzione. Un'ultima domanda, il concetto è proprio quello di dire la vostra presenza qua serve a mantenere la gente sul territorio, a valorizzare il loro lavoro, quindi dare del reddito affinché i pochi rimasti diciamo così non scappino. Esatto, è proprio questo, era proprio lo scopo principale quando è nata la cantina e noi abbiamo cercato negli anni di mantenere questa filosofia vogliamo mantenere i contadini sulle nostre colline perché sono un patrimonio ancora recentemente riconosciuto a livello mondiale sono un patrimonio unico veramente ecco direttore abbiamo sentito quali sono gli scopi gli obiettivi di questa cantina peraltro nata nel 61, voglio dire quindi una cantina ormai storica voi avete fatto da poco il cinquantenario, insomma quindi una realtà importante per questo territorio ecco ma per far capire a chi ci sta ascoltando che cosa producete? Allora, noi produciamo proprio i vini originari dei piemontesi del territorio, quindi in modo particolare il moscato che è la quantità maggiore. Moscato, anche qui particolare, in questi vigneti molto ben esposti. Esattamente, il moscato è il vino aromatico per eccellenza, quindi è prodotto da feste e da fine pasto, è prodotto che si spera non debba mai mancare, diciamo, a fine pasto con i dolci, è comunque una piacevole bevanda di tutti i momenti. Adesso si abbina anche al salato, no? perché ormai si cerca di utilizzarlo un po' ovunque. Esattamente, si abbina un po' a tutto, comunque è un prodotto molto, molto piacevole mh, ed è l'economia di questa zona, quindi è, è un prodotto comunque possiamo definire unico al mondo nel suo genere. E a seguire abbiamo il dolcetto e poi un vino di nuovo anche che ha la sua importanza, il Fourment Inc che è un vino che abbiamo solo noi. Nel caso del Formentin è stato scoperto praticamente da UE, un eh, vitigno del tutto autoctono, eh, eh, diciamo circa un 30 anni fa, dove eh, si presta molto bene come vino eh, per l'aperitivo e tutto pasto. E lo facciamo nelle varie versioni, tranquilla, frizzante e spumante brutto. Quando parliamo di dolcetto parliamo certo del vignetto dolcetto e di conseguenza del vino dolcetto. Ma voi, per esempio, fate quello dei terrazzamenti che intendete evidenziare anche al consumatore, per questa viticoltura eroica come l'ha definita prima il presidente, no? Esattamente, sul dolcetto facciamo varie selezioni, quindi a partire dal vite vecchia, che è la prima selezione, quindi dalle vite vecchie, per andare al dolcetto piccola russa che è di nuovo un dolcetto particolare di viti vecchie, ancora graspo rosso, che si differenzia comunque dall'altro e poi questo qua dei terrazzamenti dove c'è questa viticoltura eroica che eh, si cerca in questo modo di riuscire a conservarla, anche perché sarebbe un patrimonio viticolo e paesaggistico che è peccato perdere. Produrre sui terrazzamenti ha comunque dei costi molto superiori che non il vigneto tradizionale. Esatto esatto i costi sono molto elevati c'è tanta fatica poco reddito ma qui dimostra proprio l'attaccamento delle persone a voler conservare il territorio mi sembra che siamo in presenza di una delle tante realtà di cantine eh, che eh, grazie alla loro presenza hanno permesso alla gente ancora di come dire, rimanere sul territorio e di ricavarne anche un utile nell'ottica che Col Diretti in qualche modo cerca ormai di difendere il presidio del territorio. Sì, esattamente così, un ruolo imprescindibile che svolgono queste realtà ormai da molto tempo, consentendo a quelle imprese che non hanno magari avuto la possibilità di vinificare direttamente in proprio, di avviare il proprio prodotto alla trasformazione realizzando così un valore aggiunto eh, maggiore. Ecco, questo eh, rientra in quella che è proprio la logica eh, di oggi di Col diretti eh, e di campagna amica, voglio dire, attraverso la presenza e la valorizzazione del territorio, anche la difesa e la promozione del made in Italy. Sicuramente, è, è l'arma eh, che dobbiamo giocare e che ci contraddistingue nel panorama mondiale dell'offerta dei prodotti, la distintività dei nostri territori. Da poco abbiamo avuto eh, sui territori di Langa e Roero riconoscimento anche dell'UNESCO, che deve essere valorizzato e, e trasferito anche sul valore delle produzioni. Recentemente è anche nata, e questa cooperativa vi aderisce, la centrale cooperativa di Coldiretti, la UECOP. Ecco, in o eh, anche un'attenzione particolare a queste realtà che si stanno strutturando, insomma che sono già strutturate e che hanno bisogno comunque di essere seguite da un punto di vista diciamo, generale, eh, anche perché il marketing ormai ce lo fanno loro ed è consolidato. Sì, WECOP accompagna il processo della cooperazione di quelle cooperative che hanno fatto convintamente la scelta. Eh, di sposare la valorizzazione del territorio e la valorizzazione del Made in Italy eh, con la loro operatività quotidiana, ovviamente offrendo tutti quelli che sono i servizi eh, che, che richiedono le realtà cooperative, ma soprattutto camminando sullo stesso sentiero eh, e sulla stessa traiettoria di valorizzazione dei prodotti. Torniamo ad occuparci di vino e di terrazzamenti nella suggestiva zona di Cossano Belbo. Noi siamo sempre a Cossano Belbo, nei dintorni, sulle colline di questa parte di Langa. La particolarità di queste zone è questa viticoltura che abbiamo definito eroica, voglio dire una viticoltura difficile, come vedete qui tutto il territorio e il terreno è sostenuto da questi muretti e di qui il dolcetto dei terrazzamenti di cui vi abbiamo parlato nella parte precedente. Ecco direttore, eh, voi operate in una zona dove abbiamo detto prima fare viticoltura è difficile, però ci tenete a farlo perché questo consente di conservare in qualche modo il territorio. Esatto, l'impegno è proprio in tal senso: siccome abbiamo questa viticoltura eroica con questi terrazzamenti che sono anche uno splendore dal punto di vista paesaggistico, l'impegno è proprio di cercare di, di conservare sia il territorio che il paesaggio. E quindi il vino che deriva da, questi, da queste zone deve essere il mezzo per il quale riuscire a conservare queste bellez bellezze paesaggistiche che abbiamo. Ecco, quello che vedete qui alle nostre spalle è il muretto così com'era eh, in origine, mentre invece ci sono delle altre parti dove i muretti sono stati ricostruiti. Voglio dire, quindi qui c'è una spesa, un investimento iniziale che è comunque superiore che non da altre parti. Certamente, e questa però è la gestione del territorio e quindi è indispensabile che questa viticoltura venga mantenuta, perché mantenendo la viticoltura si mantiene anche il, ter il territorio, non si lascia che tutto vada allo sbando, ma eh, venga conservato e si conserva con un patrimonio storico, culturale enorme. In queste zone viene fatta una viticoltura diciamo ecosostenibile, ecocompatibile, quindi trattamenti veramente al minimo. Le viti sono tutte vite vecchie per cui danno un ottimo prodotto ed è, è, e quindi sono in grado di dare dei grandi vini che sono proprio l'espressione massima del territorio di origine. In questi territori abbiamo detto prima il turismo ormai è, è super presente. Ci si impegna a far conoscere queste realtà e, e quindi fare in modo di accrescere, ma, ma comunque lo scopo principale è poter mantenere questo patrimonio. Noi viviamo un momento un po' particolare no? perché da una parte abbiamo i consumatori, la gente comune come possiamo essere noi che eh, voglio dire apprezziamo no? questi territori. In America i nostri vini sono molto apprezzati, le nostre zone in Giappone non parliamo, eccetera. Dall'altra parte ci sono gli accordi bilaterali che in qualche modo tendono a pianificare, a massificare. Tutto qui Col Diretti si inserisce dicendo difendiamo le nostre specificità, quindi parliamo di GP, di Dob, di quant'altro. È chiaro che eh, dobbiamo distinguerci. Noi qui siamo in un'area dove la vigna, eh, non, per non parlare dei terrazzamenti, dove ovviamente tutto viene fatto a mano, qua la macchina proprio non entra. Ma nella vigna normale del, sulle nostre colline noi abbiamo la necessità di occupare almeno 700-800.

Pensate che solo la raccolta incide su 150 ore quando una vendemiatrice meccanica nelle pianure, nel resto del mondo, con 5 ore eh, raccoglie tutto. Questo che cosa significa? Significa che se noi ci mettiamo sul piano dei costi non possiamo competere. Noi dobbiamo competere invece con la qualità, ma non è solo più organolettica. Noi dobbiamo avere una qualità, dobbiamo difenderla e farla conoscere. Ecco quello che Coldiretti vuole eh, in questo progetto. Eh, Periodo eh, sottolineare, Se noi dobbiamo trasmettere ai vini la qualità che arriva dalla vigna, manualità nelle operazioni e questo costa. E questo bisogna che il consumatore lo sappia quando consuma un vino del, di questi terrazzamenti, un vino di queste nostre colline dell'UNESCO, deve sapere che lì dentro c'è un qualche cosa che non trova diversamente. E chiudo con il concetto della, della tutela. La denominazione d'origine è uno strumento indispensabile, la denominazione d'origine deve essere difesa da coloro, qualche volta in questi territori qualcuno ci ha provato a cambiare l'impostazione geografica. Il tentativo di inserire dei territori che non erano storici. Proprio la questione dell'assistenza tecnica che diventa esatto. determinante no? per esatto. dare in porto con questi, con questi discorsi, insomma, queste ipotesi. Esatto, il concetto della sostenibilità passa per eh, il, la tutela del territorio ma anche della salute e con questo significa fare attenzione ed evitare che una chimica eh, di comodo. Possa sostituirsi a quelle che sono invece le necessità di fare delle ricerche. La vitivinicoltura ripensata. Noi abbiamo voluto definirla semplicemente ripensata solo perché dobbiamo guardarci un pochettino indietro, guardare sempre avanti, ma con lo specchietto retrovisore come si fa con la macchina, per sapere che tutto sommato le erbe non sono infestanti, le erbe sono eh, spontanee e perché viene un'erba o non un'altra dobbiamo sapere il perché. I nostri tecnici stanno facendo questi ragionamenti, stanno vedendo anche di dicevo prodotti non di sintesi per controllare per peronospora, oidio eh, e le altre muffe della vite. Per esempio stiamo utilizzando dei prodotti che non sono più insetticidi ma evitano la, che ci sia una riproduzione delle popolazioni degli insetti e conseguentemente facciamo un prodotto sempre più a misura d'uomo e di territorio. È fondamentale mantenere la tipicità di questi prodotti e, e, e vanno fatti nel modo più naturale possibile. Noi vi Grazie per quello che ci avete detto, ma soprattutto per il grande messaggio che da queste colline, ancora una volta, parte di attenzione al territorio e di rispetto delle tradizioni, in questo caso parliamo di vino, ma vorrei dire che vale per tutte le produzioni piemontesi e non solo. Ecco questo per dire che eh, gli imprenditori in modo serio e costante cercano di tenersi aggiornati e di come dire, guardare al domani in un'ottica internazionale proteggendo queste nostre specificità. Linea alla regia. E ora una serie di servizi in ambito agricolo parleremo di crisi del latte e del suo prezzo con il neo direttore regionale della Col del Piemonte, un ritorno per Bruno Rivarossa e poi da Villa Franca Piemonte nel Torinese il meeting annuale della Naborapi, l'associazione nazionale degli allevatori dei bovini di razza piemontese. La crisi del prezzo del latte alla stalla è stata affrontata dal gruppo regionale Latte di Coldiretti convocato dalla Presidente degli Arevelli alla presenza del delegato confederale alla direzione di Coldiretti Piemonte, Bruno Rivarossa. La decisione di istituire in Coldiretti Piemonte un tavolo economico permanente è conseguente allo stato di crisi del settore. Intanto, dall'assessorato regionale all'agricoltura sono giunti i dati degli interventi pubblici sui caseifici. Il vecchio PSR ha erogato ben 25 milioni di euro, il nuovo PSR prevede ben 40 milioni. Per col questi fondi devono andare solamente ai caseifici che intendono lavorare e valorizzare il latte made in Piemonte. C'è la sensazione che da questa situazione si possa uscire eh, senza soffrire troppo. Insomma. Ma sicuramente bisogna uscire da questa situazione lavorando anche nell'analisi di quello che è il problema e di come si è generato. Intanto il problema sul latte in termini di prezzo e particolarmente sul nord Italia eh, è un problema meno sentito su quello che è poi lo scenario dal centro al sud Italia per una serie di realtà, di impostazioni diverse e per un prezzo che è decisamente diverso. In nord Italia noi abbiamo eh, la grossa problematica del latte che arriva dal nord Europa, dalla diminuzione e dall'aumento notevolissimo di produzioni che sono avvenute incide poi in maniera fortissima l'embargo russo anche perché era uno del, dei mercati principali che assorbiva quello che era poi il prodotto diretto nostro quindi credo che alla luce di questo bisogna sicuramente intervenire per lavorare sul latte piemonte per generare una filiera diretta con i caseifici che lavorano qui altrimenti se non c'è questa distintività diventa troppo facile no, parlare di piemontesità anche sui prodotti in termini di etichettatura senza poi realmente scegliere di lavorare per il territorio. In questo senso eh, i contatti col commissario Hogan e col ministro Martina sono serrati. Sono molto stretti e molto forti, anche perché la problematica è una problematica che genera veramente preoccupazione. Eh, lo stesso Hogan a livello eh, europeo e quindi a livello proprio di Parlamento europeo sta eh, interpellando direttamente i ministri per verificare quelle che possono essere le soluzioni e in questo momento si parla di tante cose, noi abbiamo però bisogno di avere una formula che intanto valorizzi e tenga conto di quelli che sono i costi di produzione e il valore del latte piemontese che è e del latte italiano in generale, che non può essere paragonato in nessun modo a quello che è il resto d'Europa. Ecco, proprio in queste ore l'assessorato regionale, su richiesta specifica di Coldiretti Piemonte, ha eh, dato i dati di quanto è stato speso sul vecchio PSR per eh, diciamo, aiutare, per far crescere l'industria di trasformazione. Ecco. Sì, L'assessore Ferrero ha risposto a quella che è stata una nostra richiesta, lo ringraziamo per questo, eh, volevamo e vogliamo che questi dati vengano resi pubblici, sono soldi pubblici e quindi abbiamo bisogno di capire quali sono i caseifici che negli ultimi anni hanno percepito, giustamente per carità, dei contributi per migliorare quello che è il concetto di produzione. Eh, questo serve anche per eh, capire meglio chi ha preso soldi e che tipo di latte, quindi stiamo aspettando anche i dati dall'UVAC, eh, sta lavorando. Credo che questo sia una questione di trasparenza. Non possiamo permetterci in nessun modo, in un momento così difficile, di non avere chiarezza, di non avere trasparenza e di non capire dove stiamo andando. Quindi che, che, chiarire questo tipo di forma era importante, ringraziamo l'assessore, guarderemo con molta attenzione i dati e li renderemo, credo anche, eh, non noi, ma direttamente pubblici. In un'ottica proprio che ognuno conosca quello che eh, è il gioco delle parti. Martedì 8 marzo, nell'azienda di Domenico Rosso, sito in frazione Mottura, Villa Franca Piemonte, si è svolto il meeting nazionale degli allevatori della razza piemontese. Il meeting è stato organizzato dalla Naborapi, Associazione Nazionale Allevatori di Razza Bovina Piemontese, da Arap, Associazione Regionale Allevatori del Piemonte e dal Coalvi, Consorzio di tutela della razza Piemontese. Siamo un'azienda eh, di razza piemontese, iscritta al libro genealogico da più di 30, oltre 30 anni, e abbiamo un allevamento di vacche, di vacche nutrici con, la, con il ciclo chiuso ehm, e la vendita di torelli e manze da riproduzione. In stalla ci sono circa 300 capi e la, la parte da macello riguarda i telloni maschi e femmine, vanno a finire nelle macellerie tradizionali di Torino, a marchio Coalvi. E invece eh, le manze da riproduzione, alcune vanno in allevamenti in Italia, fuori regione, e eh, parecchi animali si contano anche all'estero, tra cui Irlanda, Olanda e Germania. Oggi siamo in questa bella azienda, l'azienda Rosso di Villafranca, una delle aziende di punta nella selezione della razza piemontese. È un'azienda che ha fornito numerosi tori al centro genetico della Naborapi e che utilizza la genetica che la Naborapi mette a disposizione. È una genetica che da una parte si è tesa ha eh, i caratteri produttivi, quindi l'accrescimento, la conformazione degli animali, però non ci dimentichiamo di anche quelli che sono i caratteri cosiddetti funzionali, in particolare la facilità di parto, i difetti alla nascita e in questi ultimi anni si sono fatti veramente dei passi da gigante in questo settore. Diciamo che nonostante i messaggi eh, che l'anno scorso l'OMS aveva eh, diffuso di... Po' di terrorismo sul consumo della carne, eh, la, la carne di qualità ha tenuto, anche se ha subito qualche piccolo contraccolpo, che vuol dire che eh, il consumatore è più attento alla qualità e cerca di, di consumare la carne, quella poca che consuma, di consumarla di qualità. Perciò il nostro settore sta andando in modo stabile, eh, discretamente i consumi non sono calati più di tanto e gli allevatori eh, hanno richiesta del prodotto che hanno in azienda. La piemontese, come ormai da parecchi anni per mantenere le sue posizioni deve allargare il suo areale di vendita. Eh, si è avuto un grosso impulso con l'ingresso nella grande distribuzione, con iniziative importanti come quelli della Granda con Italy e eh, con iniziative private dei nostri allevatori che hanno tirato su delle, degli spazi aziendali, delle agrimacellerie e questo ha contribuito nel tempo a, a far evolvere il mercato a Piemontese. È bello poter essere oggi qui in una realtà di questo genere, oggi parliamo di allevamento, di allevamento da carne, eh, un settore, quello della zootecnia da carne, eh, che condivide il momento difficile di tutta l'agricoltura però qui siamo in uno specifico di razza bovina piemontese, una realtà molto particolare, una realtà in cui si è creduto e si è lavorato per tanti anni, una realtà che rappresenta quella che è l'idea di sviluppo sostenibile che Col diretti porta avanti. Il modello comunque che riguarda la razza bovina Piemontese è un modello di successo, è un modello che prevede tutta una serie di investimenti, una serie di percorsi che stanno in questo momento difficile comunque dando la possibilità alle aziende di rimanere sul mercato di posizionarsi puntando tantissimo sulla qualità nel rispetto delle produzioni animali, nel rispetto delle produzioni vegetali che fanno parte comunque anche dell'azienda agricola, che passano attraverso il benessere animale. E oggi è bello poterlo vedere all'interno di un'azienda di questo genere, come è strutturata, come ha impostato il proprio lavoro, la propria attività. Ci spostiamo adesso in provincia di Asti per parlare di corelicoltura, cioè coltivazione della nocciola con Stefano Zunino. Noi oggi siamo venuti qui a Castellero d'Asti, la città della nocciola, dove Coldiretti e Comune hanno organizzato una, un pomeriggio dimostrativo eh, in campo eh, dove si sono viste diverse attrezzature. Intanto la, la giornata è stata sicuramente proficua e soprattutto molto partecipata, vero Sindaco? Certo, allora, i nostri appuntamenti non si riducono solo più a quelli di ottobre, ma come vedete anche Oggi che siamo nei primi giorni di marzo abbiamo organizzato questa prova in, in campo come dicevi tu con la Col di Retti dove una, alcune aziende sono venute a portare i loro prodotti e chiaramente a, oltre che ad esporli a, desporli, a, a metter, metterli eh, in lavorazione sul campo per cui abbiamo due ditte che hanno portato le irroratrici eh, trainate o, o sollevate direttamente dal trattore eh, c'è un'altra un ditta che ha portato una trincia, c'è questa ditta che arriva da Bergamo, Modena, dove praticamente hanno portato questa macchina per raccogliere quelli che sono gli sfalci eh, della nocciola e dai quali si, si ricavano queste fascine eh, per raccogliere appunto questo materiale. Ecco, tutto questo fa parte anche di un progetto molto articolato di diretti Atti, il progetto Nocciolo, di cui voi siete uh, attivi e collaboratori e anche eh, sollecitatori diciamo così, eh, di tutti i corilicoltori. Sì, Questo progetto è nato alla fine dello scorso anno, dove sono state. Eh, così messe in piedi alcune giornate di formazione, tra il mese di gennaio e febbraio sono state fatte delle lezioni per i produttori, diciamo, coltivatori diretti, agricoltori, contoterzisti, tutto quello che ci poteva essere. Eh, successivamente a metà di febbraio è stata fatta ancora una giornata per gli hobbisti o per quelli che volevano iniziare questo tipo di cultura e oggi che è il 10 marzo c'è questa prova in campo. Continueranno poi ancora le collaborazioni perché poi nel mese di maggio eh, ci saranno i tecnici della Codiretti che faranno questi sopralluoghi sui terreni per andare a vedere quello che può essere la, i, par i parassiti che possono aver colpito eventualmente le piante e studiare i prodotti eh, da dare poi alla pianta. Diciamo. Questa attività di oggi qui in campo fa parte anche di un progetto molto più articolato, il progetto Nocciolo di Coldiretti Asti, eh, che state portando all'attenzione di tutti i corilicoltori. Eh, praticamente la settimana scorsa è stata fondata una nuova cooperativa per la raccolta e commercializzazione delle nocciole e voi in particolare seguite eh, il discorso dell'assistenza tecnica per, eh, riservata, specialistica riservata ai corilicoltori. Come siete organizzati? Sì, noi a supporto della filiera corridicola eh, ci siamo strutturati in tutte le aree del, del nostro territorio astigiano con eh, tecnici incaricati specificamente per l'assistenza di campo. In noccioleto eh, sia per uh, le misure agroambientali ma sia soprattutto per queste promettenti sviluppi sulla, sulla filiera, sugli accordi commerciali che necessitano comunque eh, di eh, ottenere prodotti garantiti, prodotti con una certa qualità e quindi per, anche per uh, raggiungere un certo obiettivo economico. Ecco, quindi il nostro servizio di assistenza tecnica eh, è, è, vuole affiancare passo passo l'agricoltore per raggiungere questi obiettivi. Ecco. Ecco, L'obiettivo mi pare di aver capito che è poi quello di eh, raccogliere le migliori noccioli possibili nel, nel momento più opportuno possibile per poi conferirle eh, attraverso accordi di filiera e spuntare eh, prezzi adeguati ovviamente agli sforzi che vengono fatti. Assolutamente sì. Eh, abbiamo quest'anno avviato questo importante accordo anche per l'Astigiano con la ditta Novi, eh, riteniamo che sia un accordo molto serio, un accordo che garantisce eh, la remunerazione e anche pre, eh, delle premialità sulla qualità o anche adeguamenti poi agli eh, futuri sviluppi diciamo, della, della campagna di mercato diciamo. quindi eh, è, una garanzia, eh, è una garanzia anche rispetto a quello che accadrà eh, dopo l'avvenuto la, conferimento quindi questo riteniamo che sia eh, un, una garanzia importante e un incentivo importante agli, agli agricoltori. Carlo Torchio, oltre ad essere il segretario zona di Col Diretti a San Damiano d'Asti, è anche il rappresentante all'interno di questa cooperativa Monferrato Frutta. Allora, perché i corilicoltori eh, dovrebbero aderire a questa nuova iniziativa? Beh, innanzitutto perché in questo modo abbiamo la garanzia di, di, di un, un, saper dove andare a mettere un prodotto ad un prezzo comunque equo, ad un prezzo che eh, dà quel valore aggiunto eh, per, per quello che eh, ci siamo prefissati sin dall'inizio in modo da eh, stabilizzare anche un mercato che potrebbe avere delle, delle forti oscillazioni in determinati momenti della campagna e, poi soprattutto il progetto è tutto finalizzato anche a garantire e a premiare la qualità. La qualità che attraverso i sistemi e tutto il contratto che viene poi siglato va a interloquire tra quello che è l'andamento del mercato e quello che sarà il prezzo stabilito dalle nuove filiere che, vanno, che si vengono a creare. E adesso con Antonio Bagnulo vediamo eh, eh, cosa si tratterà in particolare qui oggi, praticamente eh, questa, eh, questa prova sulle tarature delle irroratrici. Il piano nazionale sull'uso sostenibile dei, degli agrofarmaci ha stabilito che entro il 26 novembre tutte le attrezzature irroratrici dovranno essere controllate. Eh, e quindi come centro di taratura col diretti, eh, autorizzato ormai da una quindicina d'anni. Operiamo con una decina di tecnici proprio su questa, questo tipo di attività. Ecco, come funziona? Voi andate direttamente nelle aziende con le attrezzature come, oppure loro si recano in un centro appunto autorizzato? Sì, dipende un po' dalla presenza delle aziende sul territorio, solitamente per ottimizzare un po' l'organizzazione, velocizzare i tempi. Facciamo in centri collettivi, però chiaramente anche a, anche a domicilio a seconda delle dell eventualità. In ogni caso, eh, in, durante questa attività il tecnico verifica tutti quegli aspetti che eh, permettono all'agricoltore poi di eh, raggiungere con i suoi trattamenti il bersaglio eh, delle proprie colture, quindi del, del proprio trattamento, ed ottimizzando sia eh, il raggiungimento del bersaglio e sia evitando dispersioni inutili nell'ambiente, sul terreno eh, o fenomeni di deriva delle, delle soluzioni di trattamento. Con Davide Frandino cerchiamo di capire meglio quali sono le prove che vengono effettuate per tenere sotto controllo queste erroratrici. Allora, le, per controllare effettuare il controllo funzionale delle erroratrici ci sono delle prove eh, visive che quindi vengono viste eh, visivamente e delle prove che vengono fatte con delle attrezzature. Le attrezzature principali che vengono utilizzate sono, ad esempio, la, la, il tester per il manometro dove viene utilizzato eh, montato il manometro della macchina e portando a pressione il manometro della macchina si verifica se il manometro ha la, la pressione corretta o meno. Altre prove che vengono fatte sono le prove su, che riguardano la portata degli ugelli, che quindi si eh, collegano queste macchine agli ugelli che vengono utilizzati dal, dall'atomizzatore e eh, cronometrando mh, i 20 secondi, 30 secondi, a seconda delle esigenze e de, della quantità di acqua che spruzza l'atomizzatore, valutiamo qual è il litro al minuto che ha ogni ugello che, che porta eh, al. Che, che spruzza eh, litro minuto. Altre prove che vengono effettuate che però riguardano poi la regolazione e quindi una seconda fase del, del controllo funzionale è per l'atomizzatore eh, l'albero, il banco prova oh, verticale che quindi è, eh, serve per valutare a che altezza viene spruzzata l'acqua e il eh, quantitativo e quindi a seconda della coltura Andare a modificare, parlando anche con l'agricoltore, gli ugelli in modo da evitare il più possibile che gli, si abbiano delle perdite di eh, prodotto o comunque che il prodotto non colpisca eh, eh, il bersaglio. Invece per eh, le macchine da diserbo viene utilizzata un banco verticale che è eh, quello che troviamo sulla nostra sinistra. Dove praticamente viene posizionato sotto la eh, barra da diserbo, e anche questo serve per vedere se eh, ha un flusso di acqua, un diagramma di distribuzione mh, adeguato alla cultura, quindi alla tipologia di macchina, o se bisogna apportare delle correzioni. Attraverso questi utilizzi com completeremo la scheda che ci, mh, è stata eh, distribuita dalla regione Piemonte per. Eh, e poi rilasciare eventualmente se la macchina supera tutti i test il certificato che quindi avrà la funzionalità per avere la macchina in regola per il PAN. Ecco, questa certificazione ogni quanto tempo deve essere effettuata al di là della scadenza del 26 di novembre prossimo? Allora eh, entro fino al 2020 la certificazione ha una durata di 5 anni, eh, successivamente avrà una durata solo di 3 anni, quindi verrà rinnovata ogni 3 anni. La eh, differenza è, è per i contoterzisti che invece hanno una scadenza più ravvicinata perché ce l'hanno ogni due anni. Eh, diciamo che mh, ci sono delle attrezzature che sono ovviamente esonerate, che sono eh, la classica macchina a spalla eh, manuale, quella è esonerata perché eh, non, è, non è soggetta a questo tipo di controllo. Tutte le altre tipologie di macchine, comprese anche le macchine a spalle con motore elettrico o a scoppio, sono soggette a controllo. Eh, diciamo che quelle con motore a scoppio o elettrico, se, non, se sono prive di ventilatore, al momento sono esonerate se non vengono, vengono utilizzate in pieno campo, ma sono eh, da considerare, da, da sottoporre al controllo, se vengono utilizzate in eh, coltura protetta.